Bella a tutti ragazzuole, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sorpresa, visto che ieri sera non siamo riusciti a giocare a Cuphead, 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 Pupupu, come cazzo la si scrive, si dice. Facciamoci un bel video e lo mettiamo sul canale. Oggi questa piccola sorpresa per voi. Allora ragazzuole, non perdiamo tempo e partiamo subito all'avventura di questo giochino che sembra molto carino e divertente. Sembra, anche se qualcuno mi ha detto che ci sarà da sclerare. Allora, andiamo subito avanti con Start, facciamo un nuovo salvataggio e si va avanti con la storia. Allora, ieri più o meno avevamo iniziato un attimino a giocare, la musichetta è carina. Ve la faccio sentire, alzo il volume così la sentite anche voi. La musichetta è carina. Allora, prende la storia in base a quanto ho capito ci sono queste due tazze, che si chiamano Cuphead e Mugged, che sono belle tranquille, che vivono nel loro universo, nelle case a fungo, quindi è un mix tra... Topolino, perché qualcuno ha fatto notare che il corpo è quello di Topolino, le tazze a fungo in testa, le tazze in testa con latte e il milk, e le case dei puffi, quindi c'è un po' di confusione fra i vari disegni, però vabbè. Allora, queste tazze vanno al casino del diavolo, giocano al gioco dei dadi, che consiste nel tirare i dadi e fare non mi ricordo quanto. Fatto questo, a un certo punto arriva il diavolo, ovvero il capo del casino, che praticamente fa una scommessa con le nostre due tazze, le nostre due amiche tazze. Se riusciamo a vincere l'ultimo lancio dei dadi, diventiamo i proprietari del casino, altrimenti gli dobbiamo vendere l'anima al diavolo. E guardate che un po' che succede, guarda caso noi perdiamo e quindi vendiamo l'anima al diavolo. Noi li imploriamo, ma abbiamo un contratto o una cosa del genere, comunque dobbiamo recuperare anime, non ho capito bene come funziona il gioco, però non perdiamoci in chiacchiere e andiamo all'avventura. Qui c'è la nostra amica Clessidra, come ieri, che ci sta caricando il gioco. Allora, l'intro è stato molto veloce, raga, per andare giusto nel succo del gioco. Qui c'è la nostra amica tazza, che dovrebbe essere il nostro nonno caffettiera, che ci dice varie situazioni, che non sto qui a perdere tempo a leggere, anche perché io e l'inglese siamo litigati dalla nascita. Praticamente, in teoria lui ci dà una pozione che ci fa diventare superpoteri, quindi siamo un super cappuccino. Ora, in teoria, il tutorial che qui io l'ho giocato ieri, signori miei, quindi non perdiamo tempo e andiamo al gioco, che non so di preciso come go. Allora, se qua c'è la tazza, qua c'è il nonno, qua c'è il tutorial, qui c'è exit, quindi in teoria di qui dovrebbe partire il gioco, si spera. Oh, che carino, la nostra bellissima casa a fungo che abbiamo rubato ai ai puffi. Allora, fatemi un attimo capire, con Z non si fa nulla, ok. Con C nemmeno, con X nemmeno e con V nemmeno. Ottimo, perfetto. Non ho ancora capito come cazzo lo si gioca questo gioco. Però, shift è qui. Oh, un pomodoro. Ciao, pomodoro. Z, parliamo col pomodoro. Hey, folks, look like you are in for it now. Eh? Yes. Run, jump, shooting. But you're perfect. Sì, come dici tu? Mi ricevi tre... abbiamo ricevuto tre monete d'oro. Lì c'è lo shop. Qui... Forest Fall, Run and Gun. Come dici tu? Va bene. Raga, questo deve essere il primo livello. Vediamo un attimino cosa bisogna fare. Cerchiamo di capirlo assieme. Run and Gun. Se io ricordassi come... Ok, così si spara. Tutun, 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 tutun. Che cosa carina. Un fiore che cala dal cielo. Ah, perché noi possiamo anche sparare così. Mannaggia, così... Fermi tutti quanti. Allora, io devo un attimino ricordarmi i tasti. Ok, là è caduto qualcosa. No. Questo, ok, le palle di zucchero filato non bisogna prenderle. No. Dai, non sembra difficile. Il problema è solamente i tasti. Che cosa spara questa mentina e Golia? Allora, no, stiamo attenti alle mentine, cortesemente stiamo attenti alle mentine. Raga, devo cambiare i tasti perché sono ingestibili. Così è ingiocabile. Devo un attimino. Rating map, equipment. Allora, stiamo cambiando un attimino. Exit to map. Piccola pausa, tecnico-tattica. Ok, ragazzi, siamo tornati. Abbiamo un attimino sistemato i tasti. Vediamo se ora dovrebbe venire più facile. Almeno ci proviamo. Ok, quindi ora con questo saltiamo, con questo spariamo e con questo facciamo un super shot che non ci abbiamo. Ok, adesso dovremmo esserci più facili, dovremmo essere meglio organizzati, signori miei. Decisamente sì.
Disendersi. Ok, perfetto. Bella così, il fungo, cortesemente. E un po' da sclero, sì, un po' da sclero. Questo che tira le mentine non lo posso ammazzare, sì, lo posso ammazzare. Ahia, mi ha levato. Mi ha colpito con una, il tizio che spara mentine. Quelli riescono a salire, eh? Alzati, funghetto, alzati, funghetto. No, siamo morti nello stesso punto di prima. Ok, calma. Run a gun. Un poco da sclero questo gioco, sì, comunque. Dai. Troppa gente per i miei gusti, il folletto lo ammazziamo. No, ok. I miei proiettili li passano anche. Ok, quello l'abbiamo fatto fuori. Al di lì non ci arrivano, ok, questa è una cosa buona. No, fermo. Perché ce l'hanno tutta con noi questi fiori? Muori, brutto, stupido. Dai, questo lo facciamo fuori. No, ok, questi non possono cascare, va bene. No, ma non avete, non potevano saltare questi. No. Che gioco carino, signori, non siamo nemmeno a metà livello praticamente, però va bene. Ok, devo prenderci la mano, il discorso è tutto di prenderci la mano. Signori miei, troppa gente. Questi funghi sono una rottura di scatole. Ok, calma. Dobbiamo cercare di rimanere in vita il più possibile. Calma. Questo che tira le mentine. No. Che mentine. Non ho mai visto le mentine così acide praticamente. Va bene. Qua c'è il funghetto che rompe anche lui le scatole. Fuori il funghetto. Qua ci sono i tizi. Ok. Via, veloce. Veloce. No. Riesci a ammazzare la pianta. Ammazzati. Ok, calma. Seconda moneta. Lui è riuscito a saltare. Era scontato che lui riuscisse a saltare. Ok. Via. Veloce. Stiamo andando bene. Raga, stiamo andando bene. Ok. Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Siamo a metà livello, signori miei. Ottimo. No, allora, magari un livello dobbiamo completare, raga. Non posso fare questo video su questo gioco e non completare magari un livello. Non lo accetto. Non è una cosa che noi possiamo accettare. Ora questi tornano. Questi qua tornano sicuro. Ok, calma. È tutta una questione di organizzazione. Quello che ti ha le mentine l'abbiamo eliminato. Questo ok. Stiamo migliorando. Lo sento che stiamo migliorando. Quello riesce a saltare. No, il fungo lo facciamo fuori, grazie. Questo cortesemente lo fai fuori, grazie. Ok. Le mentine acide non ne vogliamo, grazie. Bella così. Stiamo andando bene, raga. Ok. Stiamo andando bene, cazzarola. Stiamo decisamente andando bene. No, la B-Bubble non la voglio. La B-Bubble te la mangi te. No, che testata che mi ha dato terribile. Allora, questo tira le mentine acide non le vogliamo. Bella così. Bello. Che cosa fa l'ape? No, sono morto. Me lo prende la monetina e sono morto come un pirlo. Eravamo quasi a metà livello, raga. Ce la posso fare, raga. C'è un po' da sclerare, ma ce la posso fare. Io credo in me stesso, signori miei. Chiedo a me stesso, devo stare calmo. Se mi faccio agitare già di prima mattina, siamo messi proprio male, signori miei. No, la B-Bubble no. Questi falli correre per la tangenziale. Funghetto, cortesemente muori, grazie. Di là c'è nessuno, no. Ok, questo riesce a saltare l'albero. Ok, sta venendo un attimino l'ansia. Il tipo che tira mentine, che si spreme tutto, cortesemente lo eliminiamo. No, le mentine acide non ne voglio. Ok, stiamo calmi. Dov'è il fiorellino brutto bruttino? Dai, fiorellino. Ok, abbiamo eliminato l'uomo che tira. Il fiorellino che tira le mentine acide l'abbiamo eliminato. Ok, siamo sopra. Il funghetto che tira le B-Bubble non ci interessa.
Questo sta correndo. Questo mi sta coprendo alle spalle, non l'avevo nemmeno visto. Ok, fai fare questo. La pianta. Ok, incrocio terribile, incrocio terribile. Corri, corri, corri. Lamentina acida, lamentina acida. No, mi ha preso alle spalle questo coso bruttissimo. No. Ce la posso fare, stiamo calmi, raga. No, io lo devo completare, magari il livello lo devo completare, raga. Allora, stiamo calmi. Con quale si sparava? Mi sono perso con quale si sparava. Ok, calma. Ah, con C io rimango fermo e posso... No, con C non faccio nulla. Dai, devo semplicemente correre e sparare. L'obiettivo è questo. Aspetta, proviamo l'obiettivo, ti sparo in continuazione. Proviamo l'obiettivo, sparo in continuazione e non mi fermo. Proviamo l'obiettivo, sparo in continuazione. Forse è l'unica soluzione per superare questo cazzarolo di livello. Forse è l'unica soluzione per superare questo livello. Le mentine acide non le vogliamo. Dai, continua a sparare come se non ci fosse un domani. Spara zio come se non ci fosse un domani. Bella così, raga. Abbiamo trovato la soluzione. Porca miseria se abbiamo trovato la soluzione. Le mentine acide, via. Ok. Il fungo. No, il fungo, mannaggia, fungo maledetto. Le mentine acide, via. Questo è il tizio, ok. L'ape che... Perché sono saltato sull'ape? Perché siamo saltato sull'ape, brutto cretino? Perché sei saltato sull'ape? Dai, ce la facciamo. Allora, la tecnica del morire subito funziona. La tecnica dello sparare in continuazione funziona. La tecnica dello sparare come se non ci fosse un domani funziona, signori miei. La B-Bubble gigante, no? Porca miseria. Dobbiamo semplicemente correre, raga. Corri come se non ci fosse un domani. Bella così, bella, vai. Corri. No. Dai, ce la posso fare. Devo correre. Run and gun. Cioè, il nome del gioco è run. Il nome del livello è run and gun. Non è fermati e uccidili piano piano. Il livello si chiama run and gun. Quindi dico, ci sarà un motivo se si chiama run and gun, no? Se non l'avrebbero chiamato calmati e rifletti, no? L'avrebbero chiamato calmati e rifletti, altrimenti, no? Invece non è chiamato run and gun, perché ti dice proprio di correre e di saltare via. Vai veloce. No, la Big Bubble, non ne voglio Big Bubble. Non mangio una Big Bubble, non so quanto tempo, raga. Allora, cortesemente la pianta, ok. Corri. Lamentine acide non le vogliamo, questa l'abbiamo ucciso, ok. Qua Ramocella Pina che tira le bombe. Ah, vedi che faceva la pina. Ce ne freghiamo di quella cosa lì. L'uomo che tira le mentine, cazzarola, ci ha ammazzato. Abbiamo l'ultima vita e siamo morti come dei stupidi. Siamo morti. No, eravamo vicinissimi. Perché dobbiamo correre lì, è vero. E come cazzo la si correva, boh? Come cazzo la si correva? Con shift, no, con X, con C. Aspettate, raga, non mi ricordo come si corre. C'è un piccolo problema, non mi ricordo come si corre. E muori tu. Con V, si corre con V. Con shift. Muori. Con shift. Ah, con shift, ok. Vabbè, ok. Allora, con shift si corre. Va bene. Ok, raga, questa era di prova. Questa era per... Ok. Quindi con questo si spara e con questo si corre. Ok, va bene. Ci sono. Ora è tutto più facile, signori miei. Ora è tutto più facile. Ora che sappiamo correre è tutto più facile. La B-Bubble non la vogliamo. Volete la B-Bubble, ragazzi? Io no. Quindi cortesemente non mangiamo Big Bubble che fanno male i denti, cadono, c'è tanto zucchero, poi vengono le carie e cadono i denti, ragazzi. Muori funghetto bastardo. Ok, no, fermo, ok. Le mentine non le vogliamo. Salta, calma, passaci di sotto, ok, bella così. No, sono stupido io. Da 1 a 10 sono stupido 11, sono stupido 13 anche, signori miei. Sono anche stupido 13. Va bene. Calma, occhio alle mentine acide. Perché non riusciamo a uccidere la mentina? Ok. Calma. Fagli sparare. Perfetto. Ora dobbiamo semplicemente fare. Dovevi saltare, però. Brutto cretino. Ce ne freghiamoli del pezzo d'oro. Qua passiamo così. Questo lo ammazziamo. Facciamo. E via. Bella così. Dai, così. Bella così. Via la B-Bubble. Non ci interessa la B-Bubble. Uccidi questo. Piglia la moneta. No, via. Bello. Che cos'è sta cosa? Uccidi il generatore di... Bello. Sì, ci mancava solo la pianta che...
calma. Uccidi il tipo. Va bene. Ok. Bello. Ma voi state a scherzare comunque, raga. Voi... No, non ci posso credere, No, era arrivato. No, non ci posso credere. Voi state a scherzare che mi consigliate questi giochi, raga. Dai. Dai che ce la facciamo. Uccidiamo in questo coso blu che non mi fido. Al solito. Dov'è la pianta? Mannaggia, abbiamo perso. No. Ok, calma raga, siamo qua, calma raga. Ok. Bello, non mi interessa la moneta, raga, ma minimamente della moneta, non me ne frega niente, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, raga, con due vite, mamma mia, impressionante, ce l'abbiamo fatta, livello superato. La nostra tazza blu, mamma mia. Tempo 2 minuti e 1. HD bonus 2 a 1. Skill level 2. B meno meno. Mi sta bene. Di lusso. Va bene così, ragazzoli. Allora, ragazzoli, io penso di aver scalerato abbastanza per questo momento. Detto questo, se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti like e tanti commenti. Se volete un altro video, fatemelo sapere. Io per questo video lo chiudo qui e ci vediamo alla prossima avventura. Oh, abbiamo creato un ponticello, che cosa bellina. Bella raga, ci vediamo più tardi sempre sul canale. Bella raga, ciao!